E allora, buonasera a tutti. Il nostro webinar di stasera, 14 dicembre, cerca di raccontare cos'è l'operatore di turismo esperienziale secondo il modello ARTES e questa nuova professione che vogliamo vivere insieme in Italia, proprio perché, come vedremo, come Italia abbiamo grandi chance da questo punto di vista. Ci sono tante esperienze sia qui a livello nazionale che internazionale. Cercheremo di capire tutto questo e di come possiamo lavorare in rete, quanti vogliono diventarlo, con Maurizio Testa, che è collegato da Milano. Io sono Ettore Ruggero qui da Bari, che è il presidente dell'Artes, di questa rete italiana che ha messo a punto un modello, come sentiremo oggi, di turismo esperienziale e che propone a quanti sono interessati diventare un operatore di turismo esperienziale, condividere le proprie passioni in un'esperienza professionale di operatore, tra virgolette, turistico per il rilancio del nostro patrimonio culturale e territoriale. E allora, un saluto a Maurizio. Mi ha detto iniziamo subito con un sondaggio, ne faremo tre o quattro in modo tale da poterci conoscere nel modo migliore. Partiamo con questo primo sondaggio. Quanto sai del progetto Artes e quindi della professione di operatore di turismo esperienziale? Io vi avvio questo sondaggio, sono delle risposte molto semplici, dovete scegliere una di queste, ovviamente poi vi darò riscontro e quindi vediamo se tutti quanti votano velocemente. Hanno votato un po' più della metà, adesso ci attestiamo. Bene, il 20% per niente, il 33% poco, il 53% un po', e quindi sarà proprio utile scambiare due chiacchiere su questa. Su questa figura, cercando di condividere innanzitutto il concetto di turismo esperienziale. Bene, bene. E allora, detto questo, andiamo avanti. Chiudo il sondaggio. Grazie per tutti quelli che hanno votato, ma siamo veramente con i minuti contati e quindi, ok, quindi il risultato è questo che abbiamo molto da scoprire insieme e quindi con l'aiuto di Maurizio adesso cercheremo di andare nel vivo del tema. Una breve presentazione di Maurizio. Maurizio è a Milano, è un ex dirigente e dopo diverse esperienze lavorative come dirigente, cercando di capire cosa fare da grande, si è lanciato o ha iniziato a lavorare per diversi anni sul turismo e sul turismo come bene relazionale. Ci racconti qualcosa di più, Maurizio? Ecco, grazie. Allora, grazie Ettore della presentazione, grazie al gran numero di persone che sono connesse. Io guardate, andrei subito al punto. Allora, oggi parleremo di un progetto che è nato alcuni anni fa, ma che sta andando sul mercato negli ultimi mesi, proprio perché abbiamo avuto un significativo riscontro nelle ultime fiere e nella evoluzione che sta prendendo a livello italiano. Ecco, di cosa parliamo? Intanto il primo messaggio che darò molto velocemente, mi scuso con quelli che magari hanno già visto alcune di queste slide, è che il turismo è un mercato significativo, sta crescendo in tutto il mondo. Dai 25 milioni di viaggiatori che avevamo nel 1950, oggi siamo a 1,2 miliardi e è prevista una crescita fino a 1,8 miliardi. Quindi, chi ha risorse, energie e voglia di fare è tranquillo che può investire il proprio tempo e i propri denari nel campo del turismo. Certamente però, come tutti i mercati, seguono un'evoluzione, per cui se una volta il turismo era per cose commodity, turismo di massa, oggi un 40% medio dei viaggiatori vogliono vivere esperienze uniche, interessanti, calarsi nella vita e nella cultura locale. Questo ci viene da un rapporto con TripAdvisor
questo segue a una mutazione del consumatore, tanto è vero che oggi molti lo chiamano il consumatore. In inglese si viene definito come il prosumer, da consumatore a proactive consumer, ovvero chi compra un prodotto, questo vale non solo nel turismo ma in molti altri settori, chi compra un prodotto vuole essere parte o del prodotto stesso, come nel settore del turismo, o essere nella community che consuma, che compra, che utilizza quel prodotto. Ecco, nel campo del turismo questo è eclatante perché appunto questa realtà, questo segmento di mercato che si sta rapidamente ampliando è quello che ci porta poi al tema del turismo esperienziale. Ecco, uno mi dice, ma cos'è il turismo esperienziale? Guardate, la definizione che noi diamo è estremamente semplice e banale, dove i turisti mettono le mani in pasta, ovvero dove il turista è ingaggiato in qualche modo, in modo attivo. È evidente che il concetto di esperienza è un concetto pervasivo del turismo, ma nella vita. Ecco, in questo momento noi stiamo vivendo un'esperienza, io sto parlando con voi anche se non vi vedo e voi state ascoltando me e viviamo un'esperienza, quindi ogni attimo della vita è un'esperienza. È quindi necessario essere un po' più specifici quando andiamo a parlare di turismo esperienziale. Quindi nel caso nostro l'esperienza sta nella mettere il turista come protagonista, appunto mettere le mani in pasta, ingaggiarlo. Ora il punto allora, è che, ecco un attimo essere che faccio vedere questa slide e poi ti passo la parola. Allora, la distribuzione internazionale, sto parlando della distribuzione professionale sulla filiera, quindi tour operator, agenzie di viaggio eccetera, ci hanno dato delle indicazioni molto chiare in materia di turismo esperienziale, ovvero queste realtà cercano soluzioni professionali. Cosa vuol dire professionali? Da un punto di vista molto concreto vuol dire che oggi se devono acquistare prodotti esperienziali li mandano in Francia, li mandano in Spagna, li mandano in Portogallo, non li mandano in Italia. In Italia il turismo esperienziale è tutto ancora da esplodere, anche se ultimamente se ne parla molto. Quindi cominciamo a dire che c'è un problema di arretratezza del nostro sistema, ma guardando il bicchiere mezzo pieno possiamo dire che c'è una grandissima opportunità e un grande potenziale. Che cosa ci chiedono questi soggetti? Ci chiedono di avere interlocutori che vadano ad integrare l'offerta nel territorio, mentre oggi l'offerta è percepita come molto troppo frammentata. Una chiarezza su cosa si acquista, contenuti, qualità, mentre lamentano mancanza di format in Italia, mentre all'estero questo si trova. Brand aggreganti su tutto il territorio, serve più chiarezza sui contenuti e meno improvvisazione e più professionalità. La sicurezza, che in inglese si dice con due parole, safe and security, ecco, quando tu vai sull'esperienziale, metti le mani in pasta, spereresti che le mani non ti vengano tagliate, che nella pasta non ci sia il cianuro, che la nonna Peppina, da dove andremo a fare tagliatelle, non ci crei qualche problema. Questo va garantito con dei protocolli di sicurezza che siano in grado di tutelare tutta la filiera fino al cliente finale. Ecco, qua mi fermo perché tu forse volevi farmi una domanda. No, volevo solo quindi dire a tutti quanti che appunto abbiamo iniziato a capire che questo mercato è un mercato in crescita, dove vale la pena mettersi in gioco, che l'Italia ha un potenziale molto forte e ci hai anche cercato di, hai appena iniziato a raccontarci cosa vogliono i tour operator, cosa vogliono i turisti, soprattutto dalla nostra Italia. E allora la scaletta che vedremo insieme in questi 50 minuti è appunto questa, vale a dire un approfondimento adesso sul mercato, perché il mercato sta cambiando, è quello che ci dirai, e perché e come è nato il modello Artes, il modello di turismo esperienziale che da qualche anno stiamo praticando, e proverai a raccontarcelo. Ovviamente saranno gradite delle domande, continueremo con qualche sondaggio che ci aiuta a conoscerci e a interagire maggiormente, e quindi quali sono le caratteristiche per diventare un operatore di turismo esperienziale, per chi vuol diventarlo, o se qualcuno dei nostri amici collegati è un tour operator,
come può interagire con qualche operatore di turismo esperienziale del suo territorio. E quindi se ci racconti anche della rete italiana che si sta diffondendo e poi che cosa possono fare gli operatori di turismo esperienziale. E quindi ci collegheremo, avremo il piacere di avere con noi Angelo Faresin, che è il presidente di Assotes, che è l'associazione degli operatori di turismo esperienziale italiano che dal mese scorso ha avuto finalmente riconoscimento dal MISE come associazione professionale. E quindi vedremo un po' di capire come vogliamo fare rete, quanti si stanno attivando e hanno iniziato a diventare operatori di turismo esperienziale. Vi darò qualche indicazione sull'Artes Academy, quest'idea di fare cultura, di turismo innovativo e di fare cultura, di imparare insieme, perché non si finisce mai di imparare cosa vuol dire fare turismo esperienziale, cosa vuol dire fare turismo innovativo, turismo come bene relazionale in Italia, che è quello a cui noi crediamo fortemente. E quindi poi probabilmente avremo una testimonianza molto interessante di un nostro amico di Globe Inside, che ci racconterà appunto di come l'operatore di turismo esperienziale è una figura fortemente richiesta per chi vuol fare destination management, per chi vuol lavorare sulla promozione del territorio, ovviamente in chiave turistica. Tutto questo attraverso anche domande e interazioni che di volta in volta vi verranno aperte e che comunque vi sollecito alzando la manina, in modo tale che poi, quando possibile, darò la parola a quanti vorranno intervenire. E allora continuiamo, ma perché sta cambiando, perché il mercato turistico mondiale, internazionale e italiano sta cambiando, Maurizio? Ecco, allora prima di questa domanda volevo avere un'idea intanto di se le persone che sono di fronte a noi hanno già una esperienza sul turismo esperienziale, per cui vogliamo fare il sondaggio? Ecco, sì, avviamo il sondaggio. Sì. Ecco, cerchiamo di capire chi abbiamo di fronte. Votate, 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 stiamo vedendo un pochino i risultati. I risultati sono che, caspita, quasi la metà di voi sono un'agenzia di viaggio e un tour operator, una parte una guida turistica o accompagnatore turistico, quindi un 22% siete appassionati di qualche cosa e questo è un buon ingrediente per fare, un ingrediente necessario, come vedremo, per fare l'operatore di turismo esperienziale. E allora, penso che hanno votato quasi tutti, il risultato, il 16% di voi sono guide turistiche o accompagnatori, il 42% agenzie di viaggio o tour operator, 21% professionisti, appassionati di qualche cosa, il 21% e un 16% di altri. Mi sembra che hanno votato quasi tutti, chiuderei il sondaggio per anche un tuo commento, Maurizio. Sì, bene, vedo che le agenzie di viaggio sono molto rappresentate. Come è stato detto, questa presentazione non parla della distribuzione del prodotto, questo l'avevamo già fatto in passato. Se siete interessati, vi possiamo mandare il link del nostro approfondimento sui temi della distribuzione di prodotto esperienziale. E comunque ci sarà a gennaio un altro webinar dedicato agli operatori, poi vi facciamo sapere. Allora, andiamo a vedere la nostra lettura su questa domanda molto semplice. Abbiamo visto che il mercato sta cambiando, questo 40% di viaggiatori, turisti, chiamiamoli esperienziali, gente che vuole mettere le mani in pasta, ma come mai aumenta e c'è questa variazione del mercato? Allora, la lettura che noi diamo, dopo un'analisi su vari fenomeni sociologici, anche psicologici del mondo di oggi, ci porta a questa prima considerazione. Il mondo post-industriale sta passando dall'avere all'essere. Chi alla mia età ricorda gli anni 60, in cui eravamo tutti molto poveri, e improvvisamente tra gli anni 60, 70 e poi ancora gli anni 80 siamo diventati ricchissimi. Perché abbiamo cominciato a consumare. In particolare negli anni 80 è nato il consumismo in Italia,
che forse era già presente negli Stati Uniti, eccetera, e la priorità era avere cose. A distanza di una quarantina d'anni da tutto questo processo, noi vediamo che il mondo, con le curve che adesso vi farò vedere, non ha guadagnato molta felicità da questa sfrenata corsa dell'avere. Questa curva che adesso vedremo, che ha un nome impronunciabile, è una curva misurata a livello mondiale, si chiama la curva di Happiness Kuznet Curve, è frutto di sondaggi, quindi questa è una misura, non è una teoria, fa vedere come in tutto il mondo, partendo da valori che sono relativi poi ai vari contesti, chiaramente mettendo in relazione la felicità con il reddito, fa vedere chiaramente come se non c'è felicità, ecco, se non c'è reddito, siamo nella miseria, ovviamente non c'è felicità. C'è un punto di culmine in cui sembra che il balance tra ricchezza personale e felicità sia massimo e aumentando il reddito medio pro capite la felicità lentamente si abbassa. Ora, questo non è uno studio di morale o di filosofia o di sociologia, è uno studio che ha misurato con tutta una serie di indicatori la percezione di felicità. La sintesi è che se noi applicassimo sopra questa slide un altro la curva dei beni relazionali, noi vediamo che un motivo significativo per cui la felicità diminuisce è che la gente non ha più tempo per relazionarsi con quella intimità, amicizia, familiarità che veniva forse da un nostro mondo contadino più antico, dove c'era forse più miseria che ricchezza. Ecco, però sta di fatto che comunque la si pensi, l'uomo è felice quando è nella relazione di scambio e in una relazione di scambio gratuito, dove gratuito non vuol dire a zero costi, vuol dire che c'è l'intenzione dell'accoglienza e dell'incontro. Allora, da questo parte tutto un ragionamento che il mondo odierno vuole ovviamente più felicità, tutti la vogliono, ma la felicità viene dalle relazioni di reciprocità. Ecco quindi che serve un ecosistema capace di produrre i cosiddetti beni relazionali. Ecco, cominciamo a dire che noi italiani su questo tema abbiamo certamente una marcia in più, se parliamo di empatia, accoglienza, sorriso, familiarità, poi saremo disorganizzati, furbetti, eccetera, però l'italiano mediamente è visto con grande invidia da tutto il mondo per la sua qualità della vita, perché è creativo e perché sa accogliere. La vocazione dell'Italia è far felice tutto il mondo. Allora, questo che stiamo descrivendo sembrerebbe una cosa un po' idealistica, ma in realtà ci può consentire, ci può consentire di proporre una formula di accoglienza che ancora non è stata organizzata. Come vi dicevo, sull'esperienziale attualmente rimandano in Francia, dove sono molto organizzati, in Spagna, che ha fatto passi da gigante. Io ho conosciuto alcuni consulenti, alcuni esperti che hanno fatto delle normative ISO, per esempio sul turismo industriale, che è un di cui del turismo esperienziale. Normative ISO, quindi vuol dire che il tour operator americano che manda una persona a fare un'esperienza intorno a un'aziendina di produzione di formaggio tipico, di vino tipico spagnolo, sa di poter aver garantito un prodotto secondo un modello standard e questo rassicura la filiera. Questo in Italia non c'era. Ecco allora che non solo abbiamo bisogno di protocolli, ma possiamo fare la differenza anche sulla qualità dell'incontro delle persone. Allora il turismo esperienziale non è solo fare, ma è incontrare persone che incontrano persone. A questo punto, per una relazione credibile, genuina, servono persone speciali. Quindi cominciamo a dire che chi vuol fare l'operatore di turismo esperienziale, che è produttore di un'esperienza, ma è produttore di una relazione che crea benessere, lo deve fare in modo genuino. Quindi, pur avendo un ritorno economico, non deve essere quello il primo motivo per cui si mette a fare questo mestiere. Il primo motivo è una sincera e genuina atteggiamento di accoglienza verso altri. Scusate.
mi deve piacere conoscere nuove persone. Arrivano dalla Cina, arrivano dall'India, sono felice di incontrarli. Questo, se viene percepito, produce un tasso di appunto, benessere, incontro, che rende il prodotto di qualità superiore. Anche perché un terzo del prodotto è fatto dalla nostra, dal nostro operatore, ma un terzo del prodotto è fatto dal consumatore stesso. Egli stesso è cliente, ma anche produttore del prodotto che andremo a vivere. E l'erogatore, cioè il nostro operatore e la squadra che noi metteremo in campo, a sua volta diventa fruitore dell'esperienza che ha organizzato, creando i presupposti per un incontro autentico e di forte impatto relazionale ed emozionale. Ecco, c'è un mercato che cerca questi valori fondamentali dell'uomo, quindi la persona al centro, lo sviluppo di relazioni di reciprocità, dove il fatto economico crea valore sociale. Noi questo la chiamiamo economia civile, che è il motivo per cui l'azienda di cui sono presidente, quindi la società Artes SRL, è una società benefit. Siamo iscritti alla Camera di Commercio come società che da una parte crea i presupposti per uno sviluppo economico e quindi per una realtà di profit, ma dall'altra deve rendicontare lo sviluppo di un valore sociale, che per noi è benessere relazionale lungo tutta la filiera e creazione di lavoro per le persone nel territorio e per l'indotto, quindi sviluppo del territorio. Quindi turismo esperienziale sembrerebbe un'opportunità che l'Italia aspetta, o che aspetta l'Italia, cioè l'Italia è giunto il momento che faccia dei passi in avanti da questo punto di vista. Riassumendo, il turismo esperienziale mondiale è un mercato enorme, dove l'Italia ha un grande potenziale di crescita. Serve un modello di riferimento per la produzione di esperienze professionali, per cui noi parliamo di turismo esperienziale professionale, e questo caratterizza rispetto appunto a una frammentazione dove ciascuno si può inventare anche delle cose meravigliose, ma che chi compra non capisce bene cosa compra. Quindi capace di tutelare e creare valore per la filiera. Ma servono anche persone speciali, formate sul turismo esperienziale professionali, capaci di accogliere con grande empatia i nostri clienti e condurli in una immersione memorabile, unica e ripetibile. Quindi fra qualche minuto vi racconterò in estrema sintesi i punti base del modello Artes, ma la prima cosa che vi devo dire è che ci vogliono persone un po' speciali. Tutte le persone che noi abbiamo formato fino ad oggi, abbiamo formato circa un'ottantina di persone in tutta Italia, sono tutte persone molto speciali. Un terzo del progetto, del prodotto sono loro, un terzo è quello che si fa, il posto, la destinazione, un terzo sono i clienti. Per dare risposta a tutte queste esigenze abbiamo creato il progetto Artes. Allora, Artes è l'acronimo di animazione relazionale per il turismo esperienziale. Ci veniva bene questo acronimo perché Artes dà poi senso appunto dell'arte, dell'artigianato, che sono un po' caratteristiche tipiche dell'Italia. E diventa un brand ombrello che è sinonimo di contenuto e di qualità di prodotto. Quindi la richiesta della filiera internazionale: voglio comprare, voglio avere relazioni con soggetti che integrano prodotto certificato, validato su tutto il territorio italiano. Per un cinese, Milano e Palermo sono la stessa cosa. Oserei dire che l'Italia ormai è Europa per molti mercati, ma io, siccome siete in molti in queste agenzie di viaggio, penso che non dico niente di nuovo. Quindi dobbiamo capire che o facciamo questo o difficilmente porteremo i flussi di turismo che l'Italia merita. Ecco, la seconda cosa che vorrei sottolineare è che stiamo passando da un concetto di storytelling, che ormai è abbastanza acquisito, quindi la narrazione di una vicenda, a il concetto di story living, ovvero di vivere una storia. Ecco, scusate che io sono andato un attimo veloce, forse mi sono mangiato una slide, no. Allora, che cosa è una storia? Noi le chiamiamo le storie da vivere insieme. È questo il prodotto nuovo di cui stiamo parlando, è un prodotto turistico realizzato con gli operatori di turismo esperienziale formati secondo un modello Artes,
e che in buona sostanza disegnano una storia, quindi una vicenda che supera il concetto di itinerario, che ruota intorno a una o più passioni che condivideremo con il nostro consumatore. Quindi il format della storia da vivere insieme sostituisce il concetto di itinerario che sparisce nella dichiarazione di prodotto. Noi diventeremo i cuochi, rivivremo una vicenda successa nel 1250, saremo i cavalieri, saremo i blogger che ricostruiscono la ricetta a Verona, saremo i protagonisti di dimostrare che Milano è una città romantica. Ecco, se voi andate sul nostro sito, artes2italy.com, se già non siete andati, trovate tutte le nostre storie e vedrete la varietà di argomenti, di passioni e di situazioni in cui mettiamo a vivere i nostri clienti. Qualche volta abbiamo delle gare, per esempio, una delle nostre storie è quella dello chef del ristorante del Teatro alla Scala che va in pensione e il maître deve trovare un sostituto. E la frase di ingaggio al turista è: vuoi partecipare alla gara per prendere il suo posto? Quindi il turista verrà immerso in questa vicenda, dimenticandosi di essere turista e giocando in questo specifico palinsesto, in questa specifica storia, a partecipare a una gara, quasi fosse un piccolo MasterChef, in cui va a conoscere tutto il gourmet di Milano, dal Bifi, dal Salini, dal Tech, per chi è esperto di Milano. Vanno a fare la spesa al mercato ortofrutticolo di Washington e poi vanno a fare una lezione di cucina da uno chef stellato che alla fine dichiarerà il vincitore che sarà il nuovo chef della Scala. In questo modo saremo ingaggiati, giocheremo, ma avremo preso per mano e saremo diventati familiari con la realtà gourmet di Milano. Ecco, potrei raccontare molti altri episodi, ne accenno solamente uno per fare un piccolo esempio. A Napoli, soltanto per dire che abbiamo prodotti in varie parti d'Italia ormai, a Napoli riviviamo la tradizione della superstizione. I napoletani sono molto superstiziosi, spero che i napoletani in ascolto non mi smentiscano. Ecco, e la nostra Luisa, che è una guida, in questo caso una guida esperta di sculture, mette insieme due passioni, le tradizioni del posto, la superstizione, con la realtà della scultura di un artista che andremo a conoscere. Allora la vicenda diventa che il Munaciello, che è uno spiritello tipico di Napoli, ci ha rubato tutti gli amuleti e gli abitanti di Spaccanapoli vanno dalla direttrice delle belle arti, disperati, cosa possiamo fare, Luisa, per risolvere questo problema? Dobbiamo ricostruire nuovi amuleti. Si danno un appuntamento e quindi quando i turisti arriveranno all'appuntamento verranno trasformati con la consegna del sale che serve come ingrediente per la superstizione, impareranno una giaculatoria su come scacciare la superstizione, una giaculatoria tipica della storia napoletana. Cominceranno a correre in giro per Napoli a cercare chi può aiutarci a ricostruire l'amuleto. Troveranno molte sculture, si spiegherà come sono fatte, si parlerà della città di Napoli, ma quello che è importante, troveranno due corni alti 7 metri che sono creati da Lello Esposito, che è un famoso artista napoletano. A questo punto andranno da Lello Esposito che li aspetta e li accoglie nell'atelier, per cui diventeranno amici di Lello che gli dice: non preoccupatevi, cari amici, siete arrivati al posto giusto, ecco qua tutti gli amuleti che io faccio, lui fa solo amuleti ed è conosciuto in tutto il mondo per questo. Costruiranno insieme il pulcicorno, mezzo pulcinella e mezzo corno. Una volta che l'avranno fatto, usciranno nella piazza di fronte all'atelier e faranno il rito del sale. Col pulcicorno, la giaculatoria, scacceranno la sfortuna. E ovviamente, come tutte le imprese delle storie artesse, andranno a festeggiare o con una pizza in una pizzeria tipica dove anche gli fanno vedere come si fanno le pizze, o se vogliamo stare su una soluzione più economica, rientrano e mangeranno delle sfogliatelle con del buon vino napoletano. Allora, Vi ho fatto Maurizio. qualche esempio solo per farvi toccare con mano, ma trovate le 50 storie già allestite dal primo gruppo di operatori per il turismo esperienziale sul nostro sito. Mi sembra che,
No, mi sembra che da quello che dicevi emergono due fatti importanti, poi su questo vorrei dare la parola a qualcuno che ha iniziato a fare domande e quindi per esempio se Renata Storaci vuole porre domande che ha fatto a tutti quanti, può essere, quindi anche a Maurizio può essere utile. Chi vuole può alzare la manina in modo tale che do la parola in ordine di prenotazione. Che per essere operatore di turismo esperienziale occorre condividere una passione e poi che quindi questo fa dell'operatore una professione diversa dalla guida turistica, dall'operatore turistico, dall'accompagnatore turistico. Anzi, si integra con queste figure che possono essere parte, no, delle proposte che noi mettiamo in pista nei diversi territori. E poi, appunto, se ci aiuti a capire quali sono gli ingredienti del modello Artes, visto che le storie che hai raccontato ci hanno dato un'idea, ma è importante probabilmente sistematizzare. Allora, c'è Mario Cantella che vuole intervenire e quindi gli do la parola. Brevi domande su quello che abbiamo sinora ascoltato. Prego Mario. Un attimo solo che non riesco a dare l'audio a Mario. Nel frattempo c'è anche Emiliana che ha preso la parola. Mario, Adesso prego. dovrebbe essere, Sì, eccoci qua. Allora, eccoci qua. la domanda è, visto Mario, che per fare le guide dove turistiche, sei? allora io chiamo da Vigevano e noi abbiamo un Bene. progetto che proprio oggi è andato online, che si chiama Leonardo Roads, è a www.leonardoroads.com, quindi le strade di Leonardo. Il problema è, per fare la guida turistica occorre avere un patentino rilasciato dalle province. Come funziona per questo tipo invece di nuovo modello di turismo esperienziale su cui noi ci stiamo veramente proprio buttando? Bene, di questo ne parlerà fra un po' Angelo Faresin, che è il presidente della nostra associazione. Grazie della domanda e non so se hai altro da dire rispetto a quello che ci siamo detti sinora. No, sicuramente il turismo esperienziale è quello che ci richiedono. Noi abbiamo anche già contatti con la Florida e anche con la Cina. Il problema è riuscire un attimo a capire come porci a livello di operatori turistici, operatori tour operator, cioè tutto un mondo che è ancora da capire bene. Noi abbiamo un progetto, abbiamo un'idea. Stiamo cercando di capire come organizzarci. Perfetto, grazie. Ovviamente ci possiamo tenere in contatto anche al di là di questo nostro primo incontro. Emiliana, se vuole intervenire. Emiliana? Pronto? Mi Emiliana, sentite? prego. Ciao, Sì, da ciao. dove ci parli? Io vi seguo dall'Abruzzo in questo momento e Bene. lavoro come agente di viaggio però per un'azienda di business travel, quindi faccio tutt'altro nella vita. La mia domanda invece era, io mi sono sempre occupata, sono sempre stata appassionata di turismo esperienziale ancora prima che si chiamava, che fosse definito in questo modo. Come possono i singoli inserirsi in un modello del genere e sviluppare un prodotto che poi confluisca nella rete Artes? Bene, grazie Emiliana, ovviamente potrai intervenire quando ritieni, alzando sempre la manina. E io darei la parola subito a Maurizio, così ci aiuta a capire gli ingredienti del modello Artes e anche rispondendo alla domanda di Emiliana e anche a quel che diceva Mario. Vai Allora, Maurizio. grazie per le due domande. In estrema sintesi, per quanto riguarda la domanda di Mario, la specializzazione di operatore per il turismo esperienziale è appunto una specializzazione, quindi la possono fare le guide, gli accompagnatori, ma è previsto, lo può fare un cuoco, lo può fare un sommelier, lo può fare qualcuno che ha una passione particolare, qualora nella storia che va a creare
ci fosse la necessità professionale di una guida, deve essere presa una guida, cioè non c'è una sovrapposizione di ruoli. Come si intuirà dalla nostra conversazione, questi sono allespiccoli o grandi allestimenti. Raramente sono fatti da una persona solo. Sono sempre coinvolti altri fornitori, noi li chiamiamo coattori, come se si facesse appunto quindi l'attore, il ristoratore, il cantante, l'artista, l'artigiano. In una storia ci possono essere anche 20-30 persone. Noi abbiamo delle vicende che sono praticamente delle feste di paese dove coinvolgiamo una trentina di persone che stanno attorno alla generazione di un prodotto esperienziale, che fanno parte e hanno un ruolo. Poi diciamo tutti recitano loro stessi o recitano una situazione che abbia un certo senso, ma dove è necessaria la guida perché si va a sovrapporsi al mestiere della guida, si deve prendere una guida. Ho in mente diversi prodotti dove il nostro operatore ha creato la storia, ha organizzato la storia, è il regista ed è presente nel momento in cui si svolge tutto, però quando si entra nella chiesa, quando si va nel museo, è la guida che parla. Ecco, questo lo dico perché va chiarito molto bene il tema di non creare la guerra dei poveri, anzi, ma allargare una torta, quindi creare opportunità perché le destinazioni siano più attraenti e quindi il numero di turisti, in particolare dall'estero, possono aumentare. Se aumenta il mercato del turismo in Italia, la torta si allarga e quindi ce n'è per tutti. Questa è un po' la filosofia che sta dietro. Tornando alla seconda domanda, ecco, allora noi diciamo come Artes abbiamo un protocollo, appunto un format che è nascosto, è come faccio il prodotto esperienziale, che è quello che vi sto per andare a dire. Quindi tutti i nostri prodotti, diversissimi tra di loro, ma sotto hanno la stessa intelaiatura. Allora, innanzitutto sono costruiti con appunto un discorso di storia radicata nel territorio attorno a delle passioni. Quali sono i quattro ingredienti base del modello Artes? Allora, prima cosa, la storia poteva avvenire solo in quel luogo. È semplice a dire, ma non sempre mi sono arrivate delle proposte che avessero questa caratteristica. Quindi la storia è radicata con una vicenda, con un fatto, con la natura, qualsiasi argomento che volete, e quindi capite che qui siamo di fronte a infinite opportunità legate al territorio, quindi valorizzazione del territorio. L'operatore Artes, l'operatore di turismo esperienziale, è esperto e può intrattenere sulla specifica passione attorno a cui ruota la storia. Se parliamo di enogastronomia, bisogna che lui sia appassionato di enogastronomia. Poi può darsi che dentro una storia ci siano tre o quattro passioni, e non è detto che uno sia esperto di tutte e quattro le passioni, però il senso del suo essere lì è di condurre la danza sulla macro, sulla passione principale su cui ruota. Poi se servirà un sommelier, andremo da un sommelier. Se servirà un artigiano, andremo da un artigiano. Quindi l'operatore, però, nel caso per esempio di Luisa che vi ho detto, lei è napoletana, è esperta delle tradizioni napoletane, è una guida ed è esperta di scultura, che è proprio il suo specifico. Quindi meglio di lei non potevamo trovare. Ecco, ogni storia deve avere delle fasi in cui si fanno delle prove di sperimentazione e di degustazione. Voglio farvi capire il senso della parola con l'esempio del sommelier. Allora, un conto è assaggiare un vino, degustazione, un conto è imparare ad assaggiare un vino, quello è imparare. Quindi noi abbiamo delle fasi di sperimentazione, di provare. Per esempio, se vado da un artigiano che fa le chitarre, mi dà in mano la chitarra, me la fa toccare, ecco, l'esperimento con i sensi. Però altra cosa sarebbe che mi insegna a fare il violino di Cremona, degli Stradivari, quindi imparo a fare il violino. Ecco, nelle nostre storie il cliente è previsto che il cliente impari a fare qualche cosa di concreto e lo faccia. Quindi lui non è passivo, lui è sempre attivo.
E con questo non voglio dire che quando è passivo il cliente è bello o brutto, cioè questi clienti vogliono avere un'esperienza attiva, quindi diciamo che noi facciamo modo che questo avvenga in modo, con una strutturazione dell'esperienza. Ecco, le sei caratteristiche, le quattro ingredienti abbiamo visti, le storie hanno sei caratteristiche con delle parole che possono essere molto ambigue, per come le farò vedere, ma vi assicuro che ogni parola ha una codifica molto chiara che poi porta a garantire che quello che è il prodotto la realizzi. Quindi deve essere esclusiva, autentica, quindi è vero che c'è una leggera fiction, qualche volta la fiction non è reale, ma magari si rifà a una cosa reale del passato, magari è un'esperienza plausibile del presente. Ma tutti quelli che poi vivono l'esperienza, le persone che incontriamo, sono autentiche. Quindi sono veramente un sommelier, sono veramente un cuoco, sono veramente un artigiano. Ognuno recita autenticamente una propria realtà. È molto importante costruire un contesto di familiarità, ovvero dove ci si sente a casa, perché questo crea la forte relazione, la forte emozione e la memorabilità nel tempo. La personalizzazione è fondamentale perché il turismo esperienziale vive di tailor made. Noi costruiamo e validiamo dei semilavorati che devono essere facilmente modificabili in funzione delle richieste che arrivano dal mercato. Però per personalizzare un prodotto non è che lo devo rifare e ci vuole un mese. In 2 ore io lo devo poter modificare. Mi chiama un tour operator, cosa che è successa più volte, un tour operator indiano. Ci chiede una cosa diversa, un costo diverso, quindi mi varia le richieste, manteniamo il telaio della storia, ma è molto facile personalizzarlo perché il prodotto è costruito con un sistema di riferimento a Lego. Il prodotto deve creare memorabilità che vale in due sensi, sia nel senso intangibile, quindi la memoria, il ricordo emozionale, e questo si fa con le tecniche che adesso vi farò vedere, ma anche la memorabilità tangibile. Quindi se abbiamo imparato a fare qualcosa, non avremo il souvenir, ma avremo quello che abbiamo fatto. E se fosse un piatto di spaghetti alle cozze, che non mi posso portare in Cina, mi daranno l'attestato. Quindi rimane una memorabilità tangibile, affinché l'esperienza sia appunto unica e irripetibile. E qui si apre tutto un discorso che chi mai di voi farà il corso avrà modo di approfondire. Maurizio, siccome ci sono diverse domande, Io però io. farei ancora questa Sì, prossima, che così diciamo perfetto. diamo un... Ecco. Dopodiché diamo Allora... la parola ad Andrea e a Vincenzo se si possono preparare e poi agli altri che mi hanno chiesto di intervenire. Adesso vediamo perché abbiamo veramente pochissimo tempo. Bene. Allora chiudi. Vi sto dando proprio, come dire, i tratti base del modello Artes, almeno così avete un'idea di cosa stiamo parlando. Abbiamo parlato dei contenuti, qui parliamo invece del percorso di come dobbiamo gestire il percorso narrativo e di come conduciamo la danza, scusate, ma e che ci aiuta a creare la relazione, l'emozione e la memorabilità. Ora, nel nostro modello ci sono 7 fasi che ognuna delle quali, diciamo, deve essere gestita in modo molto preciso. Quindi, contatto. È previsto che ci troviamo davanti al bar La Tana del Lupo. Come sono vestito? Come mi riconoscono? Cosa farò? Cosa dirò? La familiarità. Come creo il gruppo? Come taro l'aspettativa? Immersione. Come li trasformo in turisti, da turisti a protagonisti? Quali tecniche? Quali oggetti magici? Quale modalità? Come si fa? Identificazione. Stiamo facendo l'impresa. È il culmine. Come enfatizzo questo momento che dà forte impatto emozionale? Abbiamo realizzato l'impresa e emergiamo dalla storia, emersione. Di solito qui si celebra, si mangia, taralluce e vino, si fa festa. Fra un po' ci stiamo per lasciare, distanziazione, ritornano ad essere turisti. Tornano a casa ed entrano nella fase di trasformazione. Ecco, ciascuna di queste fasi è descritta in modo molto dettagliato, in modo che sia garantita una performance che, anche se andasse male, però perlomeno garantisce una dinamica appunto della relazione. E qua mi fermo.
ti do la palla. Bene, allora io darei la parola subito ad Andrea, e poi a Vincenzo Pascarella e poi a Renata Storaci, poi vediamo un pochino. Se siamo tutti brevi posso dare la parola a qualcun altro. Prego Andrea. La cosa importante è anche, diciamo, cercare di capire un pochino insieme se vi ritrovate con questo modello, se... E soprattutto l'idea di passione da condividere e di bene relazionale. Prego, Andrea. Andrea, ci sei? Vincenzo? Abbiamo qualche problema nella condivisione dell'audio. Vincenzo, ci senti? Puoi intervenire? Andrea? Mi sentite pronto? Vincenzo, sì, ti sentiamo. Poi a seguire gli altri. Ok, Di dove sei? io chiamo da Napoli, Bene. ero in macchina, non ho potuto interagire con la chat, purtroppo, ma vi ho seguito attentamente. E mi sono battuto nella vostra associazione, nel progetto Artes, perché evidentemente c'era una grande voglia in me di conoscere. Non ho esperienza, non faccio parte di questo mondo, se non diciamo in modo trasversale, perché ho passione nel teatro, faccio parte di un'associazione che si chiama Archeo Club, e quindi valorizzazione del territorio. Mi piace la musica popolare, i canti popolari, le tradizioni popolari, amo la mia città. E mi piace mettere in gioco, pur non essendo proprio del settore specifico, sono un impiegato della Telecom, però ho detto chissà che non possa mettermi io in gioco e dare un contributo in questa nuova veste esperienziale che ho capito, siete stati molto bravi a, diciamo, a dare queste indicazioni di qual è la figura che dovrebbe essere un accompagnatore per far vivere un'esperienza unica e ripetibile. Non so se altri come me si trovano in questa condizione di intraprendere questo percorso e se ci sono le caratteristiche per farlo. E la domanda appunto era questa: occorre delle specifiche peculiarità rispetto a una persona, insomma, a quello che Sì, si vuole chiarissima, intraprendere? chiarissima. La domanda è molto chiara. Adesso raccogliamo una serie di domande, se Andrea può parlare, grazie Vincenzo, così poi vediamo di rispondere a tutti quanti. Prego Andrea. Grazie. Io alla domanda che facevate rispondo che apprezzo tantissimo questo modello, questo approccio. E noi stiamo lavorando insieme a un gruppo di amici, di colleghi, al tentativo di dare sviluppo ad una zona rurale della zootera di Rimini proprio attraverso il turismo esperienziale. La domanda che volevo porre è rispetto alla, diciamo così, alla flessibilità del modello. Per quello che, siccome mi occupo di gestire anche una piccola struttura ricettiva, per quello che la domanda del cliente finale, dell'utente finale e quello che è la conoscenza che abbiamo del territorio e anche di alcune richieste che ci sono venute da tour operator o altri soggetti simili, per esempio c'è una domanda molto, diciamo che molto interessata a vivere l'esperienza, faccio l'esempio del famoso artigiano, vivere a stretto contatto con la persona del luogo, con l'esperienza, ad essere a ricevere anche dalla persona non solo la sua esperienza, ma a costruire con la persona del luogo una forte relazione. Quindi alcuni aspetti, per esempio, tra virgolette, quelli più attoriali, quelli più, passatemi il termine, costruiti intorno all'esperienza, possono anche non essere così fondamentali. Vi chiedo se appunto in questi termini c'è un po' di flessibilità rispetto al modello che avete straordinariamente immaginato e pensato. Grazie Andrea. Renata, ci Sì, senti? Puoi collegarti? Ciao, io buonasera. sento. Non so se mi sentite voi. Sì, perfettamente. Ciao.
Renata? Renata, ci sei? Mentre Renata si ricollega, vuoi iniziare a rispondere, Maurizio, a queste domande? Okay, ho visto che anche hai messo la slide sulle caratteristiche dell'operatore. Allora, rispondo a Vincenzo rimandando a questo link che vi metto in chat. Allora, un attimo solo, lo metto in chat. Adesso? E adesso sì, allora vai Renata con la tua domanda, così poi Maurizio... No, volevo dire a Maurizio, ripeto, che ho avuto il piacere di conoscere, quindi seguo da tempo, che cosa farà, cioè è evidente che il mercato esiste, perché se anche Airbnb si lancia in questo tipo di avventura straordinaria, di itinerari, non di itinerari, di esperienze legate al territorio, vuol dire che il maggior competitor ha le orecchie e le antenne assolutamente sveglie, quindi... In che modo cercherete di contrastare questa cosa? Adesso in via sperimentale funziona soltanto un'esperienza a Firenze in cui vengono portati a scoprire i tartufi, stranamente, però è così. E già esistono sul sito di Airbnb varie esperienze in giro per il mondo, quindi... in che modo Artesse riuscirà a... non dico contrastare, perché è chiaro, cioè, però esiste questo colosso. Sì, chiara la domanda, che io ribalto: più che contrastare, cosa possiamo fare anche insieme per poter cavalcare, tra virgolette, quest'onda che un grosso operatore come Airbnb ha, evidentemente, come giustamente dicevi tu, iniziato a... su cui ha iniziato a porre grande interesse. Grazie Renata. E allora Maurizio, abbiamo qualche minuto in teoria per la chiusura del nostro webinar. Siccome vi chiedo la cortesia di avere ancora 10 minuti, così poi al completamento della chiacchierata con Maurizio possiamo anche sentire su come si diventa operatore di turismo esperienziale in Assotest, nell'associazione di cui parlavamo, con il presidente Faresin, che è collegato e che saluto. Allora, vai Maurizio, l'impegno a essere tutti per le 7:10 in modo tale che completiamo il nostro lavoro. Grazie. Allora, vi ho mandato questo link dove ci sono i prerequisiti. Non è un lavoro che può essere fatto da tutti, perché se uno è una persona introversa, ahimè, questo lo fa per lui. Quindi ci sono dei requisiti soft, qui c'è scritto: è una persona empatica, comunicativa, autentica, sa ascoltare, è flessibile, sorride, ha un pizzico di ironia, è un leader servente, autorevolezza, è un facilitatore. Ecco, sono pennellate che ci fanno capire il tipo di persona, uomo o donna che sia, che serve per fare questo come prerequisiti soft. Se uno parla solo lui non va bene, quindi qui bisogna che siano gli altri, ci diciamo qualche cosa, ma ancora meglio glielo facciamo scoprire. Quindi operiamo con la maieutica. Chi ha fatto dei corsi di counseling qui va a nozze. Ecco, quindi bisogna essere l'altro, bisogna entrare in una relazione generativa. Ci sono persone che lo fanno in modo naturale, delle persone che non sapranno mai farlo, delle persone che possono imparare a farlo. Ecco, noi facciamo una selezione quando ci arrivano persone, cerchiamo di consigliare. Perché se non fa per loro, gli diciamo: guarda, lascia stare, puoi fare altre cose. Sui tratti invece hard, deve essere esperto di almeno una passione che vuole condividere con il cliente. Quindi abbiamo detto che le passioni sono infinite, c'è l'imbarazzo della scelta. Scusa Maurizio, la passione però deve essere radicata nel territorio, quindi deve essere qualche cosa che ci vada ad ancorare nel territorio. Dimmi Ettore. Maurizio, vogliamo fare questo sondaggio, capire quali sono le passioni che condividono tutti quanti i nostri amici? Se abbiamo questo sondaggio, enogastronomia, artigianato, oppure arte, storia, cultura, o natura, o spiritualità ed emozioni? Se
vi divertite un po' a rispondere, vediamo quali sono, se avete delle passioni, quali sono quelle più seguite. Vediamo se votate tutti. La situazione è anche abbastanza equilibrata. Beh, prevale l'enogastronomia, l'ultima botta di voti, natura, arte, storia e cultura. Aspettiamo qualche altro che vota, dopodiché vi faccio vedere il sondaggio che si ritrova sostanzialmente in linea con quello che l'Italia può offrire. Vedete, enogastronomia 60%, artigianato 20%, arte, storia e cultura, generally speaking, 80%, natura 50%, spiritualità ed emozioni 25%. Sono tutte passioni che appunto molti di noi, come abbiamo evidenziato, hanno e che possono diventare il contenuto di un nostro lavoro, di una nostra professione, e se la mettiamo in comune con i nostri turisti. Vai Maurizio. Ok, la seconda domanda di Andrea è: il modello è flessibile? Allora, rispondo in questo modo, che non sono sicuro che sia la risposta che vuole sentirsi dire Andrea, ma è la risposta che noi diamo di solito. Il modello è iperflessibile, perché noi insegniamo una complessità 100, poi una volta che uno sa fare 100, può fare 90, 80, 70, 10, 5. Cioè, al momento penso che la complessità elevata che insegniamo consente veramente di avere una professionalità per distinguersi dalla improvvisazione, perché improvvisare un'animazione si può fare magari molto bene e anche, come dire, per nulla improvvisato, nel senso che magari c'è un sacco di lavoro, ma non mi dà garanzie, e questo non vuol dire che non venderà. Vorrei essere chiaro su questo, non è che se c'è il marchio Artes allora è cosa buona, e se non ce l'ha non è cosa buona. Sono due cose diverse. Il prodotto, diciamo, che non ha un disciplinare dietro, va molto bene nelle situazioni in cui nessuno ti chiede quelle garanzie di qualità, eccetera, che invece i tour operator che abbiamo incontrato e che sappiamo hanno richiesto. Ripeto che è il motivo per cui, pur essendoci moltissima offerta esperienziale in Italia, il mercato non c'è. Spero che nessuno si offenda, ma il mercato del turismo sta perdendo quote in Italia invece che guadagnarle. Abbiamo avuto una leggera ripresa in questi ultimi due anni, ma solamente per il discorso del terrorismo e delle guerre. Il motivo per cui l'Italia sta perdendo quote è perché, anche perché non ha sistemi e processi, mentre perché ogni italiano è un inventore, quindi ognuno si inventa la sua cosa e pensa che ognuno di noi, giustamente, pensa che la sua invenzione sia l'unica al mondo. Gli stati stranieri, ahimè, hanno forse una cultura diversa. Io ho lavorato tanto con gli olandesi, con i tedeschi, con gli inglesi, con gli americani, i francesi in particolare. Il processo, quindi come si gestiscono processi industriali, lo sanno fare molto bene. Quindi nel caso nostro si tratta di creare dei processi di creazione di prodotto. Poi il prodotto saranno tantissimo diversi, avremo prodotti irriconoscibili uno dall'altro, ma il telaio sta su un impianto che garantisce alcune appunto risultati e alcune garanzie che un certo tipo di filiera vuole avere. Quindi non è che vogliamo obbligare nessuno a fare i nostri corsi. Tra l'altro, fra poco uscirà anche un libro in cui il modello e tutti i dettagli saranno pubblici, perché più viene diffuso questo sistema e meglio è. Voglio anche dire un'altra parola. Siccome il turismo esperienziale vive di nicchie, ovvero di passioni che sono per piccoli gruppi, ci vuole una grandissima capacità di offerta, il che è molto complicato da gestire, per cui più persone entreranno nella sfera del turismo esperienziale professionale e meglio è, il che vuol dire che saranno benvenuti dei nuovi disciplinari, dei nuovi sistemi, perché non c'è un sistema, noi proponiamo
un modello di turismo esperienziale, non abbiamo la pretesa che sia il modello di turismo esperienziale. Pensiamo però che questo modello consenta la professionalità che viene richiesta. Ecco, penso di aver risposto. Ecco, no, l'ultima domanda che faceva Renata, che saluto cordialmente, che ricordo con simpatia, ci siamo conosciuti forse un paio d'anni fa ormai. Allora, Renata, dobbiamo distinguere tra activities e storie. L'80-90% del turismo esperienziale oggi in Italia sono activities, sono singole attività. Vado a fare la lezione di cucina, vado dall'artigiano, mi fanno fare un giretto a vedere il tartufo. Ecco, noi, ma anche altri, abbiamo portato il discorso su un livello molto più complesso, che non può essere fatto così facilmente da singole persone. Ci vogliono equip, gruppi, persone, associazioni, coalizioni. Quindi c'è bisogno di una formula che Airbnb da sola farà fatica a generare. Ecco perché è auspicabile che nascano delle sinergie con Airbnb, ma con tutti quelli che entrano in questo mercato. Quindi benvenuto Airbnb, e più siamo meglio è. Ecco, vi ricordo che chi ha come me qualche anno in più, io ho 58 anni ormai, io ricordo che nessuno beveva l'acqua minerale se non la Fiuggi e la San Gemini. Poi, con varie storie, ci hanno convinto che bisognava berla. Oggi tu trovi 200 tipi di bottiglie di acqua minerale. Cioè, la differenziazione sullo scaffale è molto importante per avere i volumi. Cosa voglio dire? Se ci sarà futuro per il turismo esperienziale, lo si dovrà anche ad avere la concorrenza. Quindi più siamo e meglio è. E non è vero che più siamo e più la torta è piccola. Più siamo attrattivi verso i mercati internazionali. Però cerchiamo di fare prodotti professionali, ovvero fatti con un metodo e con dei professionisti riconosciuti. Bene, allora, visto che parliamo di professionisti riconosciuti, do il benvenuto ad Angelo Faresin. Angelo, abbiamo 2 minuti 2 per... raccontare in breve Assotes, l'operatore di turismo esperienziale che noi formiamo anche con i nostri corsi dell'Academy. Io rinvio ad ulteriori contatti chi vuol conoscere quello che facciamo, ma ad Angelo il compito di spiegare come attraverso il nostro corso base c'è la possibilità di essere riconosciuto come operatore di turismo esperienziale e far parte della nostra rete. Sì, prova Ettore, mi sentite? Vai. Mi sentite bene, perfetto. Buonasera a tutti, se mi scuso se mi sono collegato così tardi, allora sarò molto breve. È chiaro che, come avete detto nell'introduzione, c'è un trend di cambiamento nella domanda, questo insomma è inutile negarlo e se ne rendono conto perfettamente ogni giorno anche tutti gli operatori turistici che sono collegati con noi in questo momento. Assotes, ecco, lo scopo della nostra associazione, come probabilmente avrai già introdotto, è promuovere il riconoscimento, la diffusione e la tutela di questa nuova professionalità, l'operatore per il turismo esperienziale, una nuova professionalità che risponde in qualche modo a questa domanda che cambia. Ecco, io sto curando personalmente, con pochi altri, il rapporto con le persone che in Italia vogliono fare questa professione, che ricordiamolo, non è né la guida né l'accompagnatore, ovvero l'operatore per il turismo esperienziale è un professionista, un libero professionista che crea, organizza ed eroga, quindi gestisce in loco un prodotto turistico esperienziale. Una notizia abbastanza recente ma comunque significativa ed importante: l'11 novembre ci è stato ufficialmente comunicato che la nostra associazione professionale è stata inserita nell'elenco delle associazioni professionali aggiornato e pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi questo è un riconoscimento che dà ulteriore visibilità ai nostri soci, tutelandole quindi la professionalità. E inoltre, ovviamente, direi quasi forse più importante, tutela i consumatori,
che si possono anche rivolgere a un nostro sportello informatico in caso di domande. Ecco, come si fa a diventare un operatore per il turismo esperienziale, quindi socio di Assotess? C'è un esame ovviamente da superare. Questo esame è composto di varie parti, c'è la presentazione anzitutto di un programma, di un prodotto turistico esperienziale che viene preparato dal candidato in base al modello teorico che abbiamo individuato come associazione. Il modello attuale è individuato è il modello Artes, quindi che sia tramite la lettura del libro, che sia tramite l'informazione in questi webinar, che sia tramite un corso organizzato sul modello Artes, in qualche modo il candidato presenta il programma del prodotto di turismo esperienziale appunto in base al modello Artes. Quindi questo sarà il modello teorico su cui viene valutato il programma, semplicemente perché è il più completo attualmente disponibile sul mercato. In seconda battuta l'esame prevede una verifica, diciamo, de visu oppure da remoto, quindi parlato, insomma. E infine, visto che, come ho detto all'inizio, si tratta di professionisti, è necessaria una dichiarazione che questo prodotto che viene, come dire, valutato è un prodotto che è già sul mercato, quindi una dichiarazione di un tour operator che dice che il prodotto turistico è commercializzato. Spero di essere stato chiaro. È stato grande, sintetico, penso molto, molto chiaro, e poi noi rimandiamo al nostro sito www.assotess.it. Il tempo è un po' tiranno, però se ci sono domande lì ci sono tutti i contatti per appunto intervenire, insomma, sull'argomento. Grazie Angelo. Allora, io mentre avvio questi gli ultimi due sondaggi velocissimi, chi vuol prendere la parola può cliccare sulla manina per un ultimo giro di domande o di interventi, e avviamo questo primo sondaggio su cosa pensiamo della nuova professione, se non fa per voi o se può essere un'opportunità. E quindi se chi vuole intervenire può segnalarlo cliccando sulla manina. Vediamo un pochino, vedo che c'è molto interesse, questo ci fa molto piacere, speriamo di avere altri compagni di viaggio allora in questa avventura che tutti quanti noi abbiamo iniziato così per caso, ci siamo tra virgolette, nel senso che ciascuno di noi voleva fare qualcosa e ci siamo incontrati grazie alla potenza della rete attraverso le siti o incontri o passaparola che ci sono stati. Chiuderei il sondaggio visto che hanno usato quasi tutti, i risultati sono quelli che vedete, cioè molto interessante, devo dire che tutti quanti ci stanno facendo un pensierino, non fa per me zero, e quindi ci fa molto piacere, siamo disponibili ad approfondire quindi ulteriori discorsi. E ultima cosa, se quindi siete interessati alla formazione, noi abbiamo dei corsi prossimamente su queste sedi, ma anche un altro in Sicilia probabilmente è in corso di programmazione, se ci dite dove potreste eventualmente essere interessati, se vi interessa partecipare al nostro corso base, questo ci fa molto piacere, ovviamente più su Firenze, Roma, Milano, qualche altro minuto, chi vuole intervenire se può prendere la parola, altrimenti chiedo a Maurizio di chiudere. Allora do la parola a Daniela. Mi senti Ettore? Perché prego. Volevo chiedere a Marco Cocciarini di Globe Insight se riusciamo a farlo intervenire al volo. Ecco, noi con Marco Cocciarini è un amico ormai, è uno di noi quasi del progetto Artes, ed è un noto tour operator di Ancona e anche un consulente turistico,
e sta creando un progetto molto interessante di incoming, e volevo che dicesse lui come vede la promozione del territorio con questo discorso anche del, appunto dell'operatore di turismo esperienziale, come lo vede dal punto di vista di appunto destination management di un territorio. Vai Marco. Siamo in... Io però non sono capace di attivare, dovresti dirmi tu come si fa. Dovresti farlo tu. Il problema è che è collegato, io non lo vedo collegato, quindi non so. Lui dice che è collegato e che sente tutto col telefono. Col telefono, ma non, se si riesce a collegare, io non lo vedo tra tutti i partecipanti. Nel frattempo, vediamo, do la parola a chi l'aveva chiesta, vale a dire a Daniela, e poi proprio due minuti, Marco. Se riusciamo a collegarci, altrimenti penso che faremo un webinar ad hoc proprio sull'esperienza, perché è fortemente interessante e quindi merita un adeguato approfondimento. Daniela, se vuoi, dovresti avere l'audio attivo, se puoi intervenire, se clicchi sul microfonino che è sul pannello di controllo, se vuoi intervenire. Daniela? Intanto che si collega Daniela, dico sì. Solo questo che appunto magari con Marco forse sarebbe emerso, cioè l'operatore di turismo esperienziale costruisce con gli attori del territorio e insieme con la nostra organizzazione un prodotto che a tutti gli effetti diventa un'attrazione. Come dire, una volta l'attrazione era mettere la piscina, mettere la spa, i massaggi. Oggi noi costruiamo degli allestimenti che i bed and breakfast, i musei, le aziende stesse, le residenze storiche possono mettere come motivo di attrazione del territorio. Ecco, questa è la grande novità che stiamo dicendo, perché garantendo il formato, garantendo la qualità, è come avere una nuova formula di marketing e dire venite qua da me che ho delle cose che non troverete in altri posti e ho una formula che ve le fa vivere. Ecco, questa è la grande novità che diciamo con Marco e con i progetti di incoming noi vogliamo portare, per cui certamente gli operatori producono le loro storie, al tempo stesso ci sarà spazio anche per progettare su commessa dei prodotti per valorizzare le risorse di un territorio. Daniela, se vuoi intervenire, puoi parlare? Dovresti essere collegata. Daniela? C'era anche Mario Cantella che ha posto una domanda. Daniela, sei collegata? Puoi parlare? Non sentiamo Daniela. Niente, allora provo a dare Marco la parola. Marco Coccerini adesso è collegato. Allora, Marco e poi vediamo Coccerini, Marco Cantella. Ecco Marco, ciao Marco, vai. Ciao a tutti, grazie di... Siamo proprio in chiusura, quindi esatto, due minuti e poi, come ho detto, dedicheremo un webinar ad hoc, se ti fa piacere, perché il progetto è estremamente interessante per tutti noi. Allora, esatto, ve lo accenno in un minuto proprio. Io nella mia attività ovviamente di imprenditore e di consulente sto svolgendo un progetto di incoming a livello nazionale su 200 comuni, dove stiamo basando praticamente tutta la costruzione del prodotto turistico incoming con la creazione di DMO comunali, quindi diciamo a livello locale, basato sul turismo esperienziale e sul modello Artes. Quindi questo perché la rete di contratti con gli operatori all'estero, piuttosto che anche gli stessi operatori italiani,
che, con cui lavoriamo, ci hanno chiesto di fare un tipo di iniziativa finalmente professionale, nel senso, voi troverete decine di migliaia di siti web e di persone, appunto, come vi ascoltavo prima, amici della strada di Airbnb che vi portano a fare una passeggiata per i boschi. Però in modo professionale, quindi per gruppi, per persone che più alto spendenti magari, o comunque con interessi culturali diversi, diciamo, dallo standard, dal normale, o comunque, anche se fosse normale, comunque da approfondire, abbiamo proprio pensato di costruire il prodotto a livello locale, dando il ruolo centrale all'operatore a test, cioè alla persona che costruisce il prodotto sul territorio, che nel nostro caso, diciamo, nel caso del progetto in dettaglio, si chiama animazione territoriale. Quindi all'interno di un percorso di animazione territoriale, dove ci sono dall'operatore della ricettività al ristoratore, a quello del bar, a vari utenti che in diversi modi interagiscono poi effettivamente, no, con il turista quando arriva nella città, andiamo a costruire un prodotto, e all'interno di questa attività animazione territoriale individuiamo degli operatori che saranno operatori delle guide esperienziali, che faranno il prodotto in modo professionale. Ecco, questo è un po' il progetto, e sappiate, insomma, che a differenza di tante attività che trovate, magari di cui conoscerete in giro per il mondo, questa è la prima prima attività di animazione territoriale fatta in modo esteso in tutta Italia. Io stesso sono stato promotore di questo tipo di attività in Veneto, nelle Marche, in Emilia Romagna, e adesso lo facciamo su 200 comuni, quindi a livello nazionale molto più ampio. Quindi, ecco, vi invito, se volete, ad affrontare, insomma, anche questa parte di attività con noi, per insomma, perché, ecco, questo è uno degli sviluppi che può avere diventare un operatore artes, insomma. Quindi essere il tassello, la chiave di volta, ecco, mettiamo così, la chiave di volta di un prodotto turistico, che può essere, appunto, a livello comunale, locale, regionale, quello che volete, ma fatto in modo professionale. In 12 anni di esperienza, e poi chiudo, in questo settore ho sposato l'attività, diciamo, la modalità di lavoro di Artes, perché è la prima volta che vedo applicato uno strumento professionale, industriale, ingegnerizzato a un prodotto turistico. Farlo così, tanto per farlo, lo troverete ovunque. Invece farlo in modo professionale è tutta un'altra storia. Grazie Marco, chi è interessato ovviamente ci teniamo in contatto, in modo tale che poi anche direttamente con Marco e attraverso un ulteriore webinar, che se Marco è disponibile faremo gennaio e febbraio, si avrà la possibilità di capire anche come poter essere coinvolti in questo progetto. Non so se Daniela riesce a collegarsi, se vuol dire qualcosa, visto che aveva chiesto la parola. Altrimenti, proprio un ultimo saluto da parte di Maurizio, che abbiamo sforato, ma diciamo, i temi sono stati tanti, e anche spero sia stato utile per tutti anche aver dedicato un po' più di tempo del previsto. Daniela non la sento collegata, e allora Maurizio, un saluto tuo finale, ricordando che ovviamente sul nostro sito è possibile avere tutte le informazioni, che possiamo sentirci direttamente per capire anche eventualmente chi è interessato a frequentare i nostri corsi, ovvero a ragionare sui progetti che ciascuno di noi sta portando avanti, come ad esempio quello di sul Leonardo Roz. Bellissimo. Allora, intanto faccio i complimenti a tutti coloro che stanno lavorando duramente sul turismo esperienziale in qualsiasi forma, perché
qualsiasi cosa state facendo sta portando valore e attrattività al nostro territorio e quindi veramente meritate i complimenti da parte anche nostra. Spero di potervi conoscere o chi di voi vorrà proseguire in una relazione più stretta di collaborazione su vari fronti, perché oggi abbiamo parlato appunto dell'operatore, quindi di chi fa questa attività, ma c'è tutto un lavoro di sinergia, coesione con i tour operator, con gli alberghi, con il territorio, cerchiamo dei promotori, stiamo individuando anche dei formatori che ci aiutino a essere più veloci nella formazione in varie parti d'Italia, in modo che questo tipo di metodologia, diciamo il nostro sogno è che nel giro di qualche anno si arrivi a 1000 operatori in tutta Italia, che sembrano tanti ma sono 10 per ogni provincia. Se pensiamo che le guide sono 25.000 stiamo parlando comunque di una parte minoritaria, però 1000 operatori che fanno mediamente 3-4 storie ciascuno vuol dire 3-4.000 prodotti esperienziali, professionali che possiamo veicolare sul mercato internazionale facendo lavorare un bacino di 3-4.000 persone. Ecco, quindi nel nostro piccolo sogniamo di arrivare lì per dire che con un progetto che nasce dal basso, che mette in moto le energie di tutti, dove tutti si aiutano, ecco, questa è la grande anche novità, penso, quindi con i principi dell'economia civile noi vediamo solo collaborazione, diciamo anche con la concorrenza, quindi veramente ci crediamo, siamo a vostra disposizione e basta. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Non ti sentiamo, Ettore. Scusa, che stavo inviando un messaggio a tutti quanti di ringraziamento, che se ci volete ci possiamo aggiornare sul sito, e gli indirizzi nostri sono lì indicati e quindi piacere di continuare a fare un pezzo di strada insieme. Vi daremo notizie attraverso l'email sui prossimi corsi, sulle iniziative che facciamo nelle varie parti d'Italia e quindi buona serata a tutti, arrivederci.